Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 24ª puntata in stagione di Calcio di Rigore. Come sempre ritroviamo tra noi Veronica Lissotti. Ciao Veronica, grazie di essere qui tra noi. Ciao Daniele, ben ritrovato anche te, come stai? Sto bene, sto bene. Vi faccio i Oh, complimenti a te, benissimo, Giacomo, ottimo, per l'ultima ottimo. puntata condotta egregiamente, quindi A davvero chi? A complimenti. lei, eh? E a Giacomo. Grande. Ciao Giacomo, Calpini. posso dire una cosa? Stasera faccio fatica a parlare con te, sono commosso. Ieri avete vinto, è vero? Mi dai conferma? Grande vittoria. Guarda come Ecco, appunto, sorridente, guarda che sorrisi lui è questa sera, felice. Giacomo Lui è Alpini. felice perché la Juventus ha vinto. Ok, No, abbiamo no, no. capito. Prego. Benissimo. Allora, siamo tornati a parlare di calcio dilettantistico, anche questa sera a calcio di rigore tante, tanti gli argomenti che andremo a trattare. Come sempre partiremo con il campionato di eccellenze, con Rimini, Rimini, Faenza. Ci sposteremo poi nel campionato di promozione Girone D, dove andremo a vedere gli highlights relativi a Polisportiva Stella Rossi e Reda San Pietro in Vincoli. Poi ci sposteremo un po' più là, oltre il fiume Tavolo nelle Marche, perché la cura Angelini sembra davvero giovare alle malattie stagionali del Gabice Gradara, che torna a vincere, questa volta invece contro la Passa Tempese. E poi ci spostiamo nel campionato di prima categoria Girone H, come di sovente, partita che è stata vista anche in streaming su Rete 8 VGA domenica, che questa volta invece ha visto protagonista e bis Nova Feltrea e Junior San Clemente. Come sempre, per interagire con noi, 333 60 94 299 tramite SMS, tramite WhatsApp, se vorrete porre delle domande ai nostri ospiti, al nostro sorridentissimo pionista. Poi, ovviamente, per chi di voi volesse visitare la nostra pagina Facebook calciodirigore.official e anche per chi volesse rivedere questa puntata www.romagnasport.com. E allora direi che siamo prontissimi, caro Daniele, Sì. vediamo che abbiamo con noi questa sera. Ebbene, avete già visto, lo ritroviamo sempre con noi piacere, il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao a tutti. Diamo il benvenuto nei nostri studi al difensore del Garteo, Alberto Lapia. Buonasera a tutti. Diamo anche a lui il benvenuto nei nostri studi, ovvero l'attaccante del Gea Marina, Matteo Bellavista. Buonasera a tutti. E infine salutiamo con piacere anche il difensore del Bellaria, Gabriele Varrella. Buonasera. Ciao Gabriele, inizierei da te perché ieri è stata una partita rocambolesca, no? Una vittoria di rimonta. Che Bellaria, verrebbe da dire, perché è davvero una bella vittoria la vostra, no? Sì, non ci speravo neanch'io da quando ho preso il secondo gol, sono andato un po' giù di morale. Poi ci siamo detti che non c'era più nulla da perdere, quindi siamo andati tutti in avanti, anche due gol molto belli, quello di Facondini e quello di Muggeo, poi il terzo un po' rocambolesco, però bene così perché ci serve molto per il morale, per ritrovare i 3 punti e cercare di lottarcela fino alla fine. Ecco, quindi Gabriele, questa è una vittoria importantissima, sinonimo anche per gli ascoltatori di Bellaria, solo Giacomo che ti ascolta, in verità, che ci credete ancora nella salvezza? È molto molto difficile, però noi ci proviamo, ci siamo guardati in faccia nello spogliatoio, lo facciamo per noi, lo facciamo per la società e ci proviamo fino alla fine. E speriamo, speriamo anche perché comunque potrete far felice questo signore qui a fianco a me. Dai. Matteo, allora, veniamo da te. Tu sei il più giovanotto questa sera tra i nostri ospiti. Un campionato l'anno scorso da protagonista con Ettore Pedrera, dove ti sei messo in vetrina con il tuo partner offensivo Binacapilli. Siete finiti tutti e due all'Igea Marina. Un grandissimo campionato, te l'aspettavi? Un campionato del genere che eravate di nuovo primi in classifica a distanza di una settimana oppure no? Io sì, sinceramente me l'aspettavo un po', vista la squadra che abbiamo messo su quest'anno, perché dai, abbiamo Aldo soprattutto, ci ha tenuto molto che noi tutti quelli venuti dall'Igea Marina ritornassero proprio da dove sono venuti. Quindi un po' me l'aspettavo così, però non così. Proprio essere primi. Senti, ti ha fatto così un grande effetto spostarti alla fine di 2 km, di 200 metri, potremmo dire. Come mai la scelta anche dell'IGE? Proprio perché sei arrivato per la questione di Aldo? Ci sono state delle persone che ti hanno convinto? Cosa ti ha convinto, insomma, alla fine ad andare all'IGE? Soprattutto il gruppo che si era formato lì a Gia, che Quindi un gruppo di amici, sì, il no? gruppo di amici che conoscevo già. E anche soprattutto per la vicinanza, perché essendo dai il campo pratica a pochi chilometri da casa mia, non è stato anzi un problema andare lì.
Guarda, un campo vicino a casa tua è anche quello di Gabicci di Nuova Feltre. Se il prossimo anno vuoi andare lì, ti faccio una chiamata e me lo dici. Insomma, Nuova Feltre in corsa è talento, ci si arriva, dai. Vabbè, adesso andiamo a sentire uno dei giocatori più esperti. Ci fa piacere averlo qui, del Gatteo, Alberto Lapia. Alberto, quanto sei arrabbiato stasera per il pareggio raggiunto ieri da Savanna? Vabbè, non c'è un livello di arrabbiatura da poter farvi mostrare. Purtroppo è stata una partita beffarda, giocata in un campo, in un brutto campo, devo dire, molto pieno di sabbia, con un grosso vento, visto che lì il campo è proprio in una dispersa di sì, campi. Sì, uno dei campi più particolari, sì, del girone, è vero. Data così, potevamo chiudere, siamo stati bravi ad andare in vantaggio il primo tempo, potevamo chiudere, non abbiamo chiuso, e poi sai, queste partite alla fine loro erano molto affamati di punti in quanto sono nei bassi fondi della classifica e noi gli ultimi 5 minuti abbiamo preso un gol beffa. Andata così, pazienza, sarà per la prossima volta. Nulla è compromesso per la nostra salvezza, però è un peccato perché sarebbe stato un passo determinante importante per l'obiettivo, certo. Sono d'accordo, tra poco arriveremo ad analizzare il proprio campionato dove sei protagonista, vedremo anche i relativi servizi. Giacomo, fammi un sorriso questa sera. Ah, ne faccio quante ne vuoi. Ecco. Perfetto, perfetto. Ecco, buonasera a tutti, ecco, tutti i sorrisi che volete. Tu sei il mio santo e adesso grazie, ti lascio a Veronica che ti porrà le sue domande. Proprio con Veronica andiamo a vedere adesso risultati e classifica del campionato d'eccellenza. Prego. Ebbene sì, 30ª giornata, questi risultati per la gioia del nostro Giacomo Alpini, Bellè Reggio Marina Castrocaro 3-2, Gran Amica Classe 0-0, 0-0 che nel derby tra Progresso e Corticella. 12° risultato utile consecutivo per il Rimini, danni del Faenza 4-0, Savignanese Faro 6-0, Cervia Fioriccione 1-2, Sant'Agostino Marignanese 2-0, Argentana Massa Lombarda 3-0, Sampierana Real Sallazzaro 2-0 e Olmedola Sasso Marconi 1-2. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone Gabriele Girotti del Gran Amica con 17 reti, ritroviamo sempre in vetta il Rimini. Rimini di cui si parlerà nello specifico successivamente a calcio di rigore in Sport Up, 76 punti, il Sasso Marconi 62, classe 56 e poi nella parte bassa della classifica troviamo il Corticella, Faro, Cervia, Olmedola e il Bellaria, Igea, Marina. E allora, caro Giacomo, questa è la situazione per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Tra i risultati che così, diciamo, sorprendono un po' in questa giornata, troviamo questa Marignanese che cade ai danni del Sant'Agostino e questa Argentana che era meglio sulla Massa Lombarda. No, sicuramente per quello che riguarda la classifica la sconfitta della Marignanese sorprende, però in questo periodo già da un paio di partite la Marignanese forse è già appagata della classifica che ha e quindi non ha lo stesso ritmo, la stessa cattiveria che ha avuto fino a qualche domenica fa. Quindi è anche leggermente logico questa cosa, nel senso che è da fare un applauso a altre squadre che hanno classifiche anche meglio della Marignanese, però non mollano. Infatti ci sono dei risultati sorprendenti come quello della Savignanese con veramente un rocambolesco 6-0. Assolutamente sì. Sì, infatti, però ci può anche stare in questo lasso di campionato che ormai molti giochi sono fatti. Ricordiamo che i play-off non ci sono, c'è solo per la seconda in classifica, sì. Quindi anche per chi è al terzo, quarto e quinto posto forse non ha il risultato da ottenere a tutti i costi. Senti, questo classe invece è fermato sullo 0-0 dal Gran Amica? Il classe va avanti col suo ritmo. Settimana scorsa ha sconfitto, ahimè, il Bellaria, però va avanti con 3 punti in casa e 1 in trasferta. Io tutto rispetto per una classifica che lo vede al terzo posto e può anche dire qualcosa in più. Sampierana Real Sallazzaro 2-0, cosa ne pensi? E questo bisogna fare un applauso a Mister Giorgi, ha preso una squadra che era nei bassi fondi, in questo momento sarebbe anche salva direttamente perché ha più di 7 punti dalla terz'ultima, quindi veramente sta facendo un piccolo miracolo, anche se veramente c'ha dei giocatori di qualità, perché lo stesso Pasolini, non dimentichiamo che in questa categoria può fare ancora la differenza. Prego Daniele. Mi trovi d'accordo Giacomo. Allora, adesso pregherei il nostro Stefano Papini di farci vedere un po' di immagini del repertorio del Bellaria, perché volevo andare sul nostro ospite Gabriele Barella per chiedergli un po' di cose. Allora Gabriele, le difficoltà avute da te personalmente in questo campionato, vedevo anche un dato statistico, prima mi dicevi ieri al secondo gol quasi non ci credevo, 60 gol subiti sono davvero tanti.
Per un difensore è anche brutto. Per un difensore è brutto perché siamo, mi sembra, la peggior difesa del campionato. Purtroppo non riguarda solo la difesa, è proprio tutta la fase difensiva che non riusciamo a mettere a posto. Abbiamo qualche buco in dei ruoli molto importanti e devo dire anche molto per l'età, perché in dei ruoli importanti come il centrocampo, il difensore centrale, l'attaccante centrale devono essere un po' più anziani a parer mio. Certo che noi facciamo quel che possiamo e fino adesso infatti si è sentito un po' la mancanza di questo. Ma soprattutto anche per i tanti giovani che compongono la vostra formazione, può essere stato anche, diciamo, un po' una turbolenza i cambiamenti a livello tecnico? Sia per i giovani che quelli, fra virgolette, un po' più anziani come me. Ci abbiamo un 94, 290, cioè a Bellaria è tutto molto rocambolesco in formazione, in cambio allenatori, in gestione della società. Un giovane che è in questa squadra si deve adattare subito, non ha il tempo per crescere. Appena arrivato dalla Beretti deve già capire che è in lotta per la salvezza e deve sputare l'anima in campo. Tu che mi sembri un ragazzo molto spontaneo e molto saggio, ti faccio per questo anche i complimenti. Certo. La colpa era tutta di Mosconi, secondo te, quando il Bellaria non riusciva a ottenere determinati risultati? No, io ho anche un buon rapporto con il mister, purtroppo si è trovato in divergenza con la società, aveva un modulo secondo loro un po' troppo offensivo, perché giocare con le tre punte nella nostra situazione non rispecchiava la classifica, i gol che facevamo. Era anche vero che iniziavamo a trovarci bene, purtroppo ci è mancato sempre la finalizzazione, là davanti abbiamo sempre fatto fatica a far gol, e quando fai fatica a far gol allunghi la squadra, aumenti le azioni offensive, prima o poi ti vengono ad attaccare da dietro, dopo a squadra lunga e fatica a difendersi. Giacomo, so che avevi anche tu delle curiosità, ti lascio lo spazio per chiedere a Gabriele. Io sinceramente, prima della curiosità da chiedere a Gabriele, volevo fare un applauso a questa squadra, una squadra, come dice appena detto Gabriele, che lavora tutta la settimana affrontando mille difficoltà, quindi la vittoria di ieri è sicuramente è una piccola soddisfazione che le ripaga di tante sofferenze della squadra e di chi lavora per la squadra, perché a Bellaria è vero, si parla sempre della squadra, ma c'è anche chi attorno alla squadra cerca a livello operativo di dare il massimo nelle mille difficoltà. Quindi io, per me è una piccola soddisfazione che si devono tenere proprio gelosamente per la squadra e per chi lavora per la squadra. Allora scusami se ti interrompo, la faccio io la domanda cattiva a Gabriele, perché è giusto che la faccia io. Quanto è influenzato in questa stagione, e occorre dirlo Gabriele, l'indecisione societaria? L'ho buttata lì. Mi hanno detto di essere buono in trasmissione. Indecisione è una, fidati, è un termine elegante. Sì, li condivido. Io dico che ha influenzato, perché bastava poco a questo Bellaria, anche perché i giocatori un po' più importanti, fra virgolette, sono di categoria, hanno fatto categorie anche superiori. Secondo me bastava poco a salvarci più tranquillamente, ancora non dico che non c'è più nessuna possibilità, però sono andato a vedere anche altre squadre in giro, comunque le infrastrutture che ha Bellaria e la possibilità che ha di espandere la società, e invece diciamo che si è lavorata male, e non solo quest'anno. Vedi, usa bene le parole, molto bravo. Allora, facciamo così, ti riservo, ti prometto che nella seconda parte di trasmissione ti lascio fare un'altra domanda a Gabriele, però adesso con lui e con te Veronica. Andiamo ad analizzare il prossimo turno, pregherei Stefano Papini, perché questo è il turno importante, magari leggimi appunto contro chi gioca il Rimini e contro chi gioca il Bellaria, Veronica. Allora, noi abbiamo un interessante Faro Rimini, okay. Poi ovviamente Sasso Marconi, Gran Amica, Marignanese, Olmedo e Fiericia, Massa Lombarda, Savignanese, che anche questo comunque è uno dei match da tenere in considerazione, e Real Salla Lazzaro Bellaria. Ecco qui, allora, questa è una trasferta difficilissima, Gabriele, ci credi di poter portare, strappare quantomeno un punto? Noi non possiamo sperare di strappare un punto, dobbiamo sempre cercare di strapparne tre se vogliamo in queste poche partite riuscire a mettere pochi punti fra noi e quelle che sono a 33 punti, ovvero San Pierano e Corticella, perché noi dobbiamo vedere quella lì, più che
Cervi e Meldola, che anche loro sono nella nostra stessa situazione. Quindi non possiamo cercare di strappare solo un punto, dobbiamo andare là e giocarcela per la vittoria. Bella risposta, bella risposta. Allora adesso dall'eccellenza facciamo rifiatare un po' Gabriele, andiamo a sentire anche Alberto, ci spostiamo in promozione e andiamo a vedere i risultati. Prego Verona. Eh sì, 28esima giornata, questi risultati: Calcio Cotignola batte Cesenatico 3-1, torna a sorridere il Tropical Coriano ai danni del Fosso Ghiaia 2-0, cade invece la Giovane Cattolica contro il Gambettola 0-1, 1-1 tra Savarna e Gatteo, poker invece del Diego ai danni del Real Dovadola 4-1, 1-2 tra Turconca e Ronco Edelweiss, Stella Russi 0-2 e Arrida San Pietro e Vincoli 3-0, andremo a breve a vedere i servizi, e Calcio del Luca Vallesavio 3-1. Guardiamo anche la graduatoria, ricordando che il capo cannoniere del girone è Denis Bali del Reda con 19 reti. Questa la classifica, Diegoro sempre in vetta 64 punti, migliore difesa con 16 gol incassati, più 11 da Russi a quota 55, e poi abbiamo il Reda 50 punti con il miglior attacco 47 gol, che conquista la terza posizione, Saneca e Gambetto la quota 48, sempre a 48 punti Calcio del Duca, Giovane Cattolica che invece discende la classifica, e poi nella parte bassa chiudere Bacchia Cesenatico, Real Dovadola, Valle Savio, Fosso Ghiaia con 16 punti. Sì, stasera facciamo i complimenti anche al Gambettola perché è arrivato in una posizione importante di classifica, credo che questa stagione sia la prima volta che sia al quarto posto, addirittura ha scavalcato anche la Giovane Cattolica. Qui Alberto voglio fare un commento con te in merito alla tua ex squadra per l'appunto in Cattolica, ti ha sorpreso questa fusione, appunto ritrovarla in promozione con la nuova gestione Visino Mancini? Ma guarda, adesso non conosco i particolari dell'operazione in quanto la società, da quando ero io, è cambiata. Hanno preso in mano la situazione queste persone di cui sono un po' informato, qualche giocatore che si era rimasto. So che è una società seria, quindi non mi sorprende il fatto che siano in quella posizione, anche perché i valori che hanno in campo a livello di nomi come giocatori, insomma, la maggior parte dello zoccolo duro che era anche in eccellenza, e quindi insomma sono dei giocatori di categoria importanti, quindi non mi sorprendo il fatto che sia lì, anzi mi sorprende il fatto che nelle ultime due partite abbia un po' tentennato, e mi dispiace perché comunque i vari Casolla, Mercurio, insomma sono persone a cui comunque voglio bene, quindi mi dispiace, spero per loro che riescano a rimanere agganciati al treno dei playoff. I valori delle squadre rispecchiano la classifica, Diegaro davvero così forte, Russi davvero che merita il secondo posto, secondo te ci sono delle squadre che comunque se la potevano giocare maggiormente, non so, tipo il San Pietro in Vincoli? Ma San Pietro in Vincoli ha delle individualità molto, molto interessanti, è chiaro che, ti dico, il Diegaro noi l'abbiamo incontrato all'andata, era un'altra squadra, sì. Adesso tra 3-4 partite la incontreremo. Probabilmente quando la incontreremo forse i giochi saranno anche già fatti, perché è la terz'ultima di campionato, quindi non so poi se potrà essere una partita attendibile o meno. Sicuramente i nomi che ha il Diegaro, il mercato che ha fatto a dicembre, ha preso dei nomi che forse facevano comodo anche al Bellario, penso. Certamente, quindi, senza il forse. E quindi insomma, sotto quell'aspetto lì sicuramente il Diegaro rispecchia la classifica che ha. Il Russi è un'ottima squadra, nonostante non ha dei nomi rilevanti per la categoria, cioè ha qualche giocatore importante, ma mi sorprende il fatto che sia lì, anche se poi incontrandola è un'ottima squadra, sì. E gioca molto bene, è ben organizzata, molto bene, ben organizzata, sono cattivi, sono sempre sul pezzo, niente da dire. Il Gambettola anche è un'ottima squadra, non mi sorprende il fatto che sia arrivata lì, perché noi l'abbiamo battuta ma con delle difficoltà enormi, e comunque è una squadra importante. Il resto è un campionato livellato, diciamo. Sì, direi di sì, mi dispiace per il Coriano che si trova in quelle posizioni di classifica, anche lì ho degli amici che giocano, e quello mi sorprende molto, veramente. Non sei l'unico, lo sto dicendo, che diciamo che è il flop di questo campionato. Sì, soprattutto dopo anche l'esonero di Achille Fabbi, che non se l'aspettava nessuno. Assolutamente. Vabbè, a te la parola. E allora l'abbiamo nominato, andiamo a vedere il servizio relativo a Polisportiva Stella Russi.
Si riaccende il fuoco e l'agonismo dei falchetti che sfornano una prova colorata e finalmente degna della squadra mirata nel girone d'andata. Secondo posto messo in cassaforte o quasi anche in virtù della sconfitta del giovane Cattolica, ma con la stella strappare tre punti non era cosa semplice. Pronti e via e animi accesi per una trattenuta in area di rigore su Grimellini, sulla quale l'arbitro preferisce sorvolare. Benvenuti da calcio piazzato, spaventa, si fa per dire, l'attento Temeroli. Dall'altra parte, reazione stella firmata da Falbrucci, ma la sfera termina alle stelle. Più pericoloso Angelini, ma la sua girata finisce al lato. Le crimini locali per un fallo di mano in area avversaria non sancito dal direttore di gara. L'azione prosegue con un colpo di testa di Tomassoni, che non incide. Dalla distanza, Tordi prova a colpire, ma con un nulla di fatto. Nella ripresa, Angelini si presenta così, ma non ha fortuna. Il Russi, dalla parte opposta, va in gol. Contropiede magistrale dei falchetti, Grimellini porta a spasso il pallone, affonda per poi mettere al centro dove arriva la deviazione vincente di Fabbri. Per l'1-0, gioia arancioni, in questo caso, meritata. Il Russi potrebbe già da subito chiudere il match, altro contropiede, Fabbri questa volta in versione assistman, serve Benvenuti che incredibilmente c'entra il legno superiore della porta difesa da Temeroli. La stella non ci sta, Casadio blocca e poi dove non arriva ci pensa la sfera a terminare al lato, stella che andrebbe anche in gol quando Casadio respinge il pallone sui piedi Angelini, ma l'attaccante al momento della deviazione in rete è in posizione di fuorigioco. Finale di marca ospite dal traversone, Grimellini raccoglie ma spedisce sulla traversa, lo stesso attaccante chiude i giochi al minuto 80 per i 2-0 dei falchetti che convincono e gioiscono meritatamente. I padroni di casa si fanno vedere con due sterili tentativi verso la porta difesa da Casaddio, 0-2 e Russi che ora si prepara definitivamente per la versione playoff. Qui Giacomo mi è piaciuto rispetto all'ultima apparizione di Russi, noi li seguiamo tutte le settimane con i nostri operatori, penso che sia stata una bella partita. Qui veramente ha fatto una grande partita con una grande vittoria, cioè 2-0 fuori casa, ma poi abbiamo visto anche delle grandi occasioni. Io penso che in questo momento, in questo l'ultimo periodo, si sta rivedendo il Russi dell'inizio campionato. Mi trovo d'accordo, Bellavista sei un fenomeno, top, ti scrivono appunto da Igea, ti salutano, salute pure i tuoi ammiratori Matteo, dato che ci sei. Ciao raga. Così mi piace, bravo, bravo. Veronica, cosa andiamo a vedere? Ebbene sì, allora vediamo un altro servizio, questa volta relativo a Reda San Pietro in Vincoli. Brutta sconfitta per il San Pietro in Vincoli di questa stagione, ogni qualvolta attesa la prova del 9, puntualmente fallisce l'appuntamento. C'era da dare continuità ai risultati importanti ottenuti nelle ultime giornate di campionato e Coppa permettendo la possibilità di accedere in zona verde, chiamata playoff. Ma con Reda arriva un Trieste che non ammette repliche, già quando Sassi in uscita al minuto 17 anticipa tutti su un cross pericoloso. Attorno alla mezz'ora il primo sussulto ospite con un tiro di Migliaccio bloccato in due tempi da Senofieri. Altra occasione di marca ospite con Spanisci che nell'intento serve sì montanare i gatti che però non aggancia. Sul fine di prima frazione attorno al minuto 40 il Reda fa le prove del gol, palo esterno colpito da Lazzari mentre al 44esimo lo stesso Lazzari colpisce il palo ma il pallone viene raccolto da Giordumi che batte l'incolpevole Sassi, squadra a riposo sull'1-0. In the box il tempo di prendere un tè caldo e riprendere il match con Bali che chiama la deviazione in corner, Sassi. È un assedio dei padroni di casa con Baldinotti costretto a salvare sulla propria linea il colpo di testa di Giordumi. Prima che il Reda trovi il raddoppio al minuto 18 con Bali, bravo a saltare Zanetti e a trafiggere Sassi. Altro salvataggio sulla linea questa volta dopo la di Zanzari sul tiro di Giordumi, poi deviato in corner da Sassi. Balzando dall'altra parte dà segnali di vita con la pronta deviazione di Senofieni, ma l'attacco locale non si arresta. Giordumi salta a Leoni ma trova Sassi sulla propria strada. Dall'altra parte palo di carrozza su assist di Migliaccio sulla ribattuta Montanari Gatti spara alto. Al 40esimo il Tris, Leoni perde palle malamente, Giordumi ne approfitta e batte ancora una volta l'incolpevole Sassi. Nel finale Montanari Gatti cerca il gol della bandiera ma Senofieri è pronto a dire di no al centrocampista avversario. 3-0 e passo indietro sul piano del gioco ad opera del San Pietro, atteso alla prova del 9 questa volta in Coppa. Bene, prendendo spunto da questa battuta finale, ricordiamo l'appuntamento. Eh sì, di mercoledì sera, Copparese San Pietro in Vincoli, davvero importantissima sfida per quanto riguarda sia il San Pietro in Vincoli che la Copparese, vedremo insomma come andrà a finire. Ebbene, prima di andare in pubblicità volevo sentire ancora Alberto. Alberto, spiegami un po' l'andamento di questa stagione del Gatteo. Chiaramente l'obiettivo è quello della salvezza, abbiamo conosciuto lo scorso anno nei nostri studi sia il presidente Massimo Evangelisti, sia il direttore sportivo Comuniello, eravate partiti fortissimi, primi 4 giornate addirittura 16 punti, primati in classifica insieme a Russi, poi cosa è successo?
E poi è successo che la squadra comunque era stata strutturata con molti giovani e diciamo che era partita con un grande entusiasmo. E dopo la prima disavventura in campo ci siamo un po' sciolti e fuori sono venuti fuori i veri valori che poi rispecchiano la rosa. Rispecchiava la rosa. A dicembre è stato fatto un'azione di rinforzo sulla squadra e comunque tutto sommato l'obiettivo che ci eravamo prefissati inizio stagione sta andando in porto. Manca ancora qualche punto e stiamo a vedere come va a finire. Sono ancora 6 partite, siamo a 36 punti. E peccato per la sconfitta di ieri, per il pareggio di ieri. Però dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare, anche perché guardando l'anno scorso abbiamo chiuso a 37, siamo a 36, quindi penso che anche a livello societario ci deve essere una soddisfazione da parte della società per essere a un punto da quello che abbiamo fatto l'anno scorso con ancora 6 partite da giocare. Questa è una delle partite più pazzesche, 3-3 con il San Pietro di Vincoli, appunto partita ripresa dalle nostre telecamere. Domenica per te è una specie di derby perché troverete sulla vostra strada, prima guardavamo appunto il prossimo turno mostrato al nostro Stefano Pappini, il Torconca. Alta sfida delicata, no? Sì, il Torconca è una signora squadra, è una di quelle che mi ha più sorpreso all'andata, perché ci ha veramente massacrato, se si può dire, veramente l'andata è stata la squadra che secondo me ci ha messo più in difficoltà. Molti giovani e bravi, oltretutto, un grande allenatore, Simone lo conosco molto bene, una persona che secondo me forse è sprecata per questa categoria come allenatore, dovremmo stare attenti perché comunque hanno ancora, vedo dalla classifica, qualche possibilità di rientrare nel gruppo di testa tra i primi. Noi cerchiamo i punti per chiudere questo nostro obiettivo, vedremo come va a finire. E facciamo i complimenti sia a lui che alla società. Assolutamente, Alberto, come vanno questi, io mi ricordo, questi gol su punizione quest'anno, come stanno andando? Ma quest'anno purtroppo solo uno, però sto facendo quello di prima che abbiamo visto, un bel gol per fortuna. Ho colpito anche un palo però qualche settimana ne ho presi più di uno. Sì, c'è un bolide, c'è un palo, l'ho preso proprio con Sapiro in Vincoli e quella è stata una delle punizioni più belle. Ogni tre palli vale un gol, come funziona? Io faccio fatica a dirtelo, faccio fatica a dirtelo in diretta, mi ha mandato il conto in San Pietro in Vincoli che devi pagargli la porta che è ancora 3. Lì veramente mi è partita un bel bolide. Quest'anno però veramente sto facendo collezione di pali perché penso di aver preso 2-3 traverse e 3-4 pali. Guarda, almeno tu collezioni i pali, lui colleziona le sconfitte, quindi vedi tu. Va bene, dai. Collezioniamo le sconfitte. Fermiamoci qui, andiamo in pubblicità per 1 minuto e mezzo, poi rientriamo e andiamo sul nostro ospite Bella Vista che arriva un saluto dalla tua comitiva di Pluto, dicono. Quindi, davvero, pubblicità. Noi rientriamo, Veronica, allora cosa devo vedere adesso? Dimmi un po' tu. Ebbene sì, allora ci spostiamo al di là del fiume Tavollo e ci spostiamo nel campionato di promozione Girone A Marche, dove andiamo a vedere i risultati tra sabato e domenica. 23esima giornata, partiamo dal big match, Moio Valesina Atletico Alma 0-1. L'FC Senigallia si sbarazza del Belvedere con un rotondo 6-0. La Laurentina bissa il nuovo Real Metauro 2-0. Ilario Lorenzini, che ormai non ci sorprende più neanche con questi gol davvero di gap che rifila alle proprie avversarie. Olimpia Marzocca 4-0. Davvero questo è un risultato importante considerando che poi l'Olimpia Marzocca a inizio campionato era considerata la vincitrice comunque del campionato. Gabice Gradaria passa Tempese 1-0, Audax Piobico Valfoglia un punto d'oro per l'Audax Piobico 0-0, Osimana Vigor Castelfidardo, anche qui davvero per la Vigor un punto importantissimo 0-0 e poi lo scontro diretto tra Ville Musone e Vigor Senigallia si conclude sul 5-3. Andiamo a vedere anche la classifica, ricordando che il capocannoniere è sempre lui, Denis Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 18 reti. E ritroviamo sempre presente in prima posizione Ilario Lorenzini a quota 54, migliore attacco 44, i gol messi a segno. In zona playoff Atletico Alma meno 7, 47 punti, migliore difesa in coabitazione con Ilario Lorenzini, solo 18 le reti incassate. A meno 11 Moie Vallesina 36 punti, entra in zona playoff Senigallia 35 in coabitazione con l'Olimpia. Invece sale l'Osimana e Villa Musone e questo dato importante, il Gabice Gradara abbandona la zona play-out. 27 punti, 7 le vittorie, 6 pareggi e 10 le sconfitte, mentre entra invece nelle sabbie mobili dei play-out il Valfoglia
A chiudere, come sempre, ritroviamo l'Audax Piobico e il Belvedere con soli 14 punti. E allora l'abbiamo nominato e andiamo allora a vedere quello che è successo nel match relativo a Gabice Gradara Passatempese. Con Angelini sembra funzionare contro i malanni stagionali di un Gabice Gradara privo di muratori greco, arduini e broccoli, che vince di misura sulla Passatempese per gli anconetani out Sarpini Marco e Iannacci. Bel match deciso dal gol di Alessandro Rossi. Avvio di gara equilibrato, primo sussulto con Staffolani, in due tempi Palazzi. Al 25esimo gli adriatici bucano sacco, il tweet di Ceramicola per Rossi trova la ribattuta corta della difesa, lesto a ribadire lo stesso attaccante rosso-blu, rete che vale 3 punti e l'uscita dalle sabbie mobili dei play-out per Fabri e Company. I padroni di casa potrebbero calare, il bis al 34esimo, Costa serve al centro Rossi, che di prima intenzione cicca la conclusione. Ancora locali pericolosi al 38esimo, nuovamente chance per Rossi, cui diagonale si spegne a lato. Sul finale di primo tempo ci provano gli anconetani ma senza successo e si va allora così negli spogliatoi. La ripresa si attiva subito al 5° minuto con l'occasione da gol per Rossi, che discende dalle parti di Moscoloni per poi sprecare inspiegabilmente. Al 26esimo fiammata Gabice Gradara con in entrato Marchetti, che non indirizza a dovere. Sul prosieguo dell'azione, versante opposto, Staffolani cerca ma non trova l'incrocio dei pali. Ultimo pericolo giallo-blu prima del triplice fischio, la magica Bice Gradara 1, Passatempese 0. Buona prova collettiva dei rosso-blu, diverse le occasioni mandate in fumo, ma sono i 3 punti d'oro in chiave in salvezza a contare. La parola ai rispettivi tecnici. Sapevamo oggi che era una partita difficile, affrontavamo una squadra di alta classifica, una squadra tecnicamente valida, agonisticamente lo stesso, e sicuramente dovevamo mettere sul piatto della bilancia gli stessi ingredienti, quindi qualità e aggressività. Credo che sia stata una vittoria meritata, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo dove, oltre ad essere andati in vantaggio, abbiamo creato un paio di situazioni importanti con Ale Rossi, purtroppo non andate a buon fine. Secondo tempo, subito un'azione clamorosa di Ale Rossi tu per tu col portiere, purtroppo ancora una volta non siamo riusciti a chiudere, e poi chiaramente è stata una partita spezzettata, una partita agonistica, dove alla fine abbiamo dimostrato, come prevedevo, che oltre ad avere delle doti tecniche e morali importanti, siamo anche una squadra agonisticamente pronta. Salve, sapevamo che era una partita delicata, che venivamo su una squadra che era in salute, che veniva una vittoria importante domenica e non si poteva commettere errori. E noi, su una disattenzione, nel primo tempo abbiamo preso un gol evitabilissimo e comunque abbiamo cercato di fare la partita. E io sono soddisfatto della prova dei ragazzi, comunque, perché il pareggio alla fine poteva anche essere meritato. E al di là di questo, penso che poteva starci anche la vittoria del Gavice. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita, a ritornare a casa nostra, a fare punti, perché vogliamo fare un campionato importante, perciò sabato si ricomincia tutto qua, e complimenti al Gavice. Complimenti, mi unisco anch'io, dai forza anche a Gianluca Mariani, so che ci tiene, tu in particolare hai bisogno anche lui di un bocca al lupo, mi raccomando Gianluca, credici, perché hai una bella corazzata e comunque un allenatore che è molto preparato, quindi complimenti anche per la scelta. Andiamo avanti, Veronica. Eh sì, allora volevo chiedere al nostro Alberto, perché nel curriculum calcistico c'è stata anche la parentesi Gabice Gradara, allora ti volevo chiedere, Alberto, un po' di informazioni, cosa ti dicono un po' i tuoi ex compagni relativamente alla situazione dei rossoblu in questo momento? Ma mi sento con dei ragazzi, tra cui Willy Muratori, Alberto Sabatini e altri, dai. Ci siamo sentiti in occasione del cambio dell'allenatore, volevo sapere un po' cos'era successo e comunque c'è stata una scelta societaria che è sofferta, perché comunque Paolo era un uomo della società che era lì da molti anni, quindi aveva portato il Gabice Gradara in queste categorie, però sai, il calcio è un po' così, a un certo punto i cicli possono finire, si cambiano gli allenatori e anche se dispiace è così. Mi hanno parlato del nuovo allenatore che non conosco, però mi ha detto che è uno che ha, insomma, è un bel sergente, esigente e niente, i risultati si stanno vedendo, effettivamente ha fatto 2 vittorie alle ultime 2 partite, quindi sono contento per loro, perché
come ben sai te Veronica, ho molti amici, ho lasciato il cuore a Gabiz perché è una società fantastica, sì, e colgo in quell'occasione per salutarli e le voglio dire che tifo per loro chiaramente. Ecco, benissimo, benissimo. Intanto vediamo anche il prossimo turno, dove il Gabice Gradara sarà impegnato domenica alle ore 15 in casa del Vigor Senigallia. Ricordiamo però anche di mercoledì 15 che ci sarà il ritorno semifinale di Coppa alle ore 20, Vigor Castelfidardo, Gabice Gradara. E allora Giacomo, volevo coinvolgere anche te, questo Gabice Gradara che riesce a ritornare a sorridere in un momento difficile, un momento delicato di questo campionato, ricordando tra l'altro che Bomber Muratori è fermo perché ancora la situazione, insomma, del ginocchio è un po' compromessa. Sì, infatti ieri bella vittoria, non sono d'accordo con il mister, con quello che ha detto il mister della passamentese. Passatempese, sì. Che bellissimo, lo mangiano le menti. Troppo difficile. Ancora non questo Girone Marche mi mette in difficoltà. È in diretta, puoi uscire. Ancora non hai imparato i nomi. Come si chiama la capolista? Barbara? Ilaria Lorenzini. Ilario. Sì, Ilario. Va bene, abbiamo cambiato anche i nomi delle squadre. Vabbè, Barbara Calcio, per gli amici. Sì, è vero. E non mi trovo d'accordo perché ieri per me il Gabice Gradara doveva vincere con molto più margine, si è mangiata veramente 3-4 gol clamorosi, quindi quello del risultato in bilico e forse il pareggio per me non è una dichiarazione giusta. Però adesso il Gabice Gradara deve continuare a dare continuità ai risultati, soprattutto fuori casa, visto che domenica va a incontrare una diretta concorrente. Una squadra che ha tradizione, è stata anche in Serie D, una squadra molto forte, anche un impianto bellissimo, c'è da dirlo. Va bene, ci spostiamo in prima categoria? Sì. Andiamo a vedere quello che è successo nella 24esima giornata. Vediamo la grafica, eccola qua, dove troviamo il Vis Nova Feltria Junior San Clemente 3-1, questo Cupi scatenato, nella Miramare 0-0, 1-0 Fregia Marina Morciano Calcio, 2-2 Granata Pietracuta, Poggio Berni Real Miramare 1-1 e poi Spontricciolo Romagna 0-5. Ricordiamo che sulla panchina dello Spontricciolo è arrivato Stefano Filippini. Vis Misano San Tremete 0-0 e Verucchio Villalta 2-1. Uno sguardo anche alla graduatoria, ricordando che il capocannoniere docente del Real Miramare con 21 reti. Troviamo in vetta l'Igea Marina 51 punti, seguita a ruota dal Pietracuto 50. Continua questo match fra prima e seconda in classifica. In zona sempre play-off il Verucchio 43, Vis Misano 38. A chiudere Romagna 22 e il Villalta solo a quota 8 punti. Bene, sì, questa è la prima categoria, girone H. A Bellavista era meglio a Torre Pedrera, Matteo lo preferivo quando giocava nel Torre Pedrera, Bellavista sei meglio di Messi, devi andare a Rimini Pasque, l'unico e solo Bellavista, la compagnia di Pluto. Ti vogliono bene? Sono matti. Soprattutto Pasquale. Soprattutto ecco. Pasquale, va bene. Salutiamo anche Pasquale e tutti i tuoi amici che ci stanno con me. Viva la compagnia di Pluto. Sì. Allora, ieri è stato un match delicato. Il Nuova Feltria vince 3-1 in casa allo stadio comunale contro lo Junior San Clemente. La società ci teneva che lo dicessimo questa sera in trasmissione. Ha lasciato in settimana Gianluigi Giovagnoli, vice di Dennis Guerra. Ci teneva a sottolineare che lo ringrazia per il lavoro svolto. Ha lasciato Gianluigi per motivi familiari, ma è semplicemente una rivederci, chissà che già dalla prossima stagione non possa ritornare al seguito del Nuova Feltria anche nel ruolo di vice allenatore. Andiamo a gustarci quello che è successo ieri allo stadio comunale di Nuova Feltria con il servizio. 8 risultati utili consecutivi, provate a fermarli, in pochi ci riusciranno. Casali, terzo portiere, confermato tra i pali, Ronci ancora out, prima da titolare in avanti invece per Bruno Mazzarini. Out dopo soli 12 minuti di gioco, Francesco Amantini, costretto a lasciare in campo anzitempo, al suo posto entrerà Federico Baldinini. Ospite alla ricerca di punti salvezza, un punto in più rispetto a Nuova Feltria alla vigilia in graduatoria. Ospiti che si rendono pericolosi al 17esimo con la punizione di Baffioni che non inquadra il bersaglio. A 19esimo lo Junior San Clemente passa clamorosamente in vantaggio, tiro da dentro alle rigore di Lonchi e Casali la combina grossa, colpa del terreno irregolare o del portiere, in ogni caso un gol raro da vedere. La risposta di Nuova Feltria è immediata, 60 secondi sul cronometro, Fraboni inventa e pennella per la testa di Cupi che sale in cielo e fissa il risultato sul pari. Finale di tempo di marca ospite, Girometti alza la mira mentre Gualdi da calcio piazzato chiama alla presa il portiere Casali. Risposta dall'altra parte ad opera di Fraboni che da calcio piazzato chiama l'attenzione Montalbano. Il marchio di fabbrica firmato Fraboni Cupi si ripete nella ripresa. Fraboni inventa Cupi di testa tramite in gol l'assist del compagno, tanto da meritare gli applausi anche del tecnico Dennis Guerra. Un applauso alla squadra, merita un applauso Cupi.
perché è Fraboni, perché sull'asse di due persone abbiamo costruito una partita nel risultato, ma soprattutto abbiamo mantenuto il campo con 11, con 12, con 13, con 14 persone, tutte le persone che sono state attorno. Questo qui è frutto di grande sacrificio, soprattutto in una partita giocata solo con cuore, grinta e determinazione. Lo Juno non rimane a guardare, Pecci da abile cecchino cerca di arrivare anche lui a quota 7, ma Casali c'è, mentre in parte d'attacco Longhi vuole l'ottava meraviglia di stagione, ma la propria meraviglia sbatte nell'incrocio alla destra di Casali. L'azione poi prosegue con Argilli che di testa mette sul fondo. A un certo punto c'è anche chi non ha pagato il biglietto che decide di pagarlo, quando Fraboni crea l'ennesimo assist e Cupi addirittura di tacco realizza la magia, la sesta in stagione a livello personale, fine dei giochi ed esplosione del comunale. Fraboni ha voglia di abbracci, allora incanta da calcio piazzato. Montalbano fermo sulla linea di porta, fa il bravo commissario rimanendo fermo a guardare la palla che lo lascia di sasso, ma che si spegne, fortunatamente per lui, al lato. Lo Junior dà segnale di reazione col colpo di testa di Argilli, respinto da Casali, ma in Nuova Feltria oggi si è mostrata squadra attrezzata e la dedica del tecnico Guerra va a chi, per motivi di lavoro, oggi è costretto a stare lontano. Volevo dedicare tutto il mio lavoro insieme a Giovagnoli, a Gigi, di quest'anno, dell'anno scorso, tutti i risultati e soprattutto la vittoria di oggi, da parte mia e da parte dei ragazzi, va a lui. Penso che sia doveroso ringraziarlo, fargli capire che tutto quello che è stato oggi in campo è il suo lavoro, è la sua squadra, e tutta la squadra, secondo me, avrebbe piacere di dedicargli almeno la vittoria di oggi. Ciao ciao Lulu, cantava Magic Voice, ora Nuova Feltria, il saluto alla zona rossa è d'obbligo. Coltivare il sogno in playoff sarebbe una vera impresa, considerando le tante e troppe vicissitudini di una stagione nata male, ma raddrizzata in corsa. Of course, dicevano gli inglesi, di corsa verso il sogno. Sono arrivati anche dei bei messaggi. Un grosso abbraccio a Grande Lapone dai suoi compagni di Gabicce, sempre uno di noi. Questo è bello, questo è bello. Poi è arrivato anche un messaggio simile. Bella vista, dopo prendi tre pere a FIFA. Per calcio di rigore, se potete dirglielo anche voi, voglio sentire la sua risposta, grazie mille. Aia. Cosa vuol dire? Prendi anche tre pere a FIFA? Ci pensa. No, questo non è vero. Non mi risulta, perché l'ultima volta io le ho date tre pere, quindi... Ecco. Bravo, bravo. Qui puoi rispondere anche te, perché se sentiamo lui veramente chiudo la trasmissione. Una domanda per Giacomo. È vero che l'anno prossimo ci sarà la fusione tra Bellaria e Igea? Io rispondo. È più probabile che Giacomo Alpini diventi fuso di suo. C'è questa fusione l'anno prossimo, se no? Io spero che si costruisca qualcosa di buono, poi bisogna vedere. Poi vedremo. E qui dicono che sei scarso anche a FIFA, qualcuno ha sentito subito la tua risposta in diretta. Senti, parliamo di cose serie. Allora, ieri ho segnato che l'Igea ha vinto 1-0 proprio nei minuti finali. Contro il Morciano è stata una gara tosta, tra l'altro tu ieri non hai giocato, come mai? Io purtroppo ieri non sono riuscito ad andare in campo a causa, ho avuto un virus intestinale. Quindi stavi giocando a FIFA, di la verità. No, stavo giocando a FIFA. Venerdì ho avuto un virus, quindi purtroppo domenica non sono riuscito a scendere in campo, però sono stato lo stesso vicino ai miei compagni, sono andando a vederli e tifando per loro. Abbondanza ha fatto un gran gol al 92esimo, che ormai era finita la partita. Dai, è stata una partita molto combattuta, e il loro portiere ha fatto 2-3 miracoli importanti, non da meno. Però alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti, che là davanti sono stati davvero importanti per quanto riguarda la lotta tra noi e il Pietracuta. Senti. Anche perché, vedendo il risultato del Pietracuta sul campo del Granata, è stata una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione. Ma tu, che sei un ragazzo molto spontaneo, siete più forti voi o il Pietracuta? Secondo me il Pietracuta. Però ancora ci deve essere la partita di ritorno, là da loro, vediamo. Qui dicono, perché non hai accettato i Rimini o altre squadre di categoria superiore? Anche queste sono domande che mi fanno abbastanza spesso, però come hai detto tu, io sono un ragazzo spontaneo, ho scelto il gruppo prima di tutto, che c'è lì a Igea, che conoscevo già, e un gruppo di amici soprattutto, ma prima di tutto ho sentito anche il mio compagno Mina Capilli cosa voleva fare. Siamo andati insieme. Traduco, tutte e due verranno a Nuova Feltria il prossimo anno. Vabbè, questo qui sono già i due primi acquisti. Senti, un campionato molto difficile, ti sorprende qualche squadra che sta viaggiando a ritmo alto, oppure tutto nella norma?
Mi ha sorpreso molto il Granata, prima di tutto, perché dai, li abbiamo affrontati all'andata, che ci hanno rubato 4 punti tra andata e ritorno. Mi hanno sorpreso molto, essendo una squadra molto maschia, mi sorprende molto la loro posizione in classifica all'ingresso dei playoff, insomma. Invece mi ha sorpreso in negativo il Santermete, che abbiamo fatto molta fatica noi a vincere in casa contro di loro. Sono un'ottima squadra e mi chiedo come mai siano, dai, così indietro. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, mi sono segnato un po' di partite importanti, chiedo ancora una volta pazienza a Stefano Papiri, perché ci sono 4 gare importanti che vogliono dire molto per la stagione. Allora, innanzitutto il Giamarina sarà ospite sul campo dello Junior San Clemente, Miramare Sponticciolo, lo Sponticciolo dopo il 5-0 di ieri in casa contro i Romani non può più fare passi falsi se desidera salvarsi, i derby come anticipavi tu Matteo tra Sant'Ermete e Verrucchio, questa è una bella sfida, poi il Pietracuta, la vostra rivale affronterà in casa il Virtus Poggio Bene. Secondo me Pietracuta potrà ottenere i 3 punti, voi sul campo della Junior San Clemente la vedo un pochino più difficile. Tu che idea hai dello Junior San Clemente? Anche all'andata San Clemente ci ha messo molto in difficoltà, quindi là da loro sarà anche lì una battaglia tosta e speriamo di portare a casa l'intera posta. Un paio. Qualcuno qui dice, è andato all'Igea perché a Rimini faceva il massaggiatore, firmato Micio. E poi ti dicono che sei un traditore perché i tuoi amici c'erano anche a Torre Pedrera, scherzando ovviamente. È vero, solo che come ho già precisato a loro a inizio anno volevo dai cambiare un attimo palcoscenico e salire un attimo di categoria. Continuo a dirlo, traduco, verranno a Feltre. Volevo dai anche salutare tutti i miei amici di Torre Pedrera appunto, che anche quest'anno loro stanno facendo un gran campionato e spero che vadano su in prima categoria anche loro. Speriamo, facciamo anche i complimenti ovviamente, ci scrivono tantissime persone anche da Pietracuta, un grandissimo campionato stanno facendo, sì. Vi prometto anche un approfondimento su di voi, cercheremo anche di venire magari a riprendere i big match proprio che si giocherà a Pietracuta, al Bindi tra Pietracuta e Gea Marina, però è chiaro che comunque ci sono le squadre che hanno firmato con VGA e diamo priorità ovviamente anche a loro, questo lo specifichiamo anche ai nostri spettatori. Grazie Veronica di essere stata qui tra noi. Daniele, grazie a tutti voi, appuntamento calcio di rigore lunedì 19:55, mi raccomando non mancate. Grazie, ma che grazie. Grazie. A Giacomo Alpini, va bene, tocca ringraziarlo, ciao. Ciao a tutti. Grazie. Grazie al difensore del Gatteo Alberto Lapia. Grazie a voi per l'invito. Grazie anche a Pluto Matteo Bellavista. Grazie a tutti, buona serata. È tempo di chiedere scusa ai tuoi amici Torre Pedrera, lo puoi chiedere. Scusate. Ecco, quindi non dite che non siamo seri, che l'abbiamo fatto chiedere scusa in diretta, ha fatto lo zerbino. Grazie anche a te Gabriele Varela, non ti preoccupare, domani ti toglieranno lo stipendio, quei pochi soldi che prendevi, tranquillo. Grazie a tutti per l'invito. Grazie, allora noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio con Sport Up. Grazie ancora di essere stati qui tra noi.